Questi furono quelli che tornarono da Tel Mela, da Tel Harsha e da Kerub Addan e da Immer. Ma essi non furono in grado di indicare la loro casa paterna e la loro discendenza, per provare se erano da Israele. Era ora di tornare a casa. Al popolo di Israele era stato concesso di tornare nella propria terra, dopo 70 anni di cattività, e in quell'occasione tornarono a Gerusalemme quasi 50.000 persone. Una delle cose a cui il popolo dava grande importanza era la propria discendenza, tanto che nella Bibbia si spendono pagine e pagine solo per presentare la discendenza del popolo. Sapere chi era il proprio padre e a quale famiglia si apparteneva era essenziale per la vita. Ancora di più all'inizio di una nuova storia. Tra le persone che giunsero a Gerusalemme c'erano alcuni che venivano da Cherub, da Dan, Immer, e altri sostenevano di essere ebrei, di stirpe sacerdotale, affermazione non confermata dai libri conservati dal popolo. Il risultato fu quasi l'espulsione di queste persone. L'unica soluzione era consultare il sacerdote. La disperazione delle persone senza identità era tangibile. Per loro dimostrare che erano ebrei e di stirpe sacerdotale era essenziale. Sono passati migliaia di anni da quel giorno e le persone vivono ancora oggi cercando di dimostrare chi sono. Oggi attraverso un'auto, la casa, i vestiti. Il consumismo sfrenato non è altro che un tentativo di dimostrare chi siamo. Fin dall'infanzia impariamo ad avere, avere e avere per dimostrare chi siamo. Ogni anno che passa, le persone si indebitano acquistando il superfluo per dimostrare di essere importanti. Cellulari all'avanguardia, computer, vestiti costosi, orologi, viaggi e persino interventi chirurgici solo per dire «Vedete cosa sono!». La Bibbia non dice se quelli fossero ebrei o meno, ma parla di voi. Dice che siete di stirpe reale, che siete speciali, che siete la cosa più bella che Dio ha su questa terra. Sei suo figlio, sua figlia, e questo è ciò che dimostra il suo valore. Siete stati comprati con il sangue prezioso di Gesù. Questo è ciò che conta davvero. Affrontate le sfide di oggi ricordando che questi furono quelli che tornarono da Tel Mela, da Tel Harsha, da Kerub Addan e da Immer. Ma essi non furono in grado di indicare la loro casa paterna e la loro discendenza per provare se erano in Israele. E Dio non tarderà mai a dire: tu sei mio figlio, tu sei mia figlia. Che Dio ci benedica e buona giornata.